L'ultima sfida per l'Amazzonia è l'urbanizzazione selvaggia. Migliaia di indios costretti a lasciare le loro case nella foresta o lungo il fiume per colpa degli incendi e della deforestazione, o perché cacciati dai grandi produttori, o magari alla ricerca di un illusorio benessere. Si ritrovano nelle baraccopoli e nei quartieri ghetto delle grandi città come Manaus. Capitale dello stato di Amazonas, sorta alla confluenza del Rio Negro con il Rio delle Amazzoni, con i suoi oltre 2 milioni di abitanti, Manaus è la città più grande della parte settentrionale del Brasile. Centro di importanza mondiale per il commercio della gomma, alla fine del XIX secolo, la città conserva ancora alcuni fasti di un tempo, come lo splendido teatro costruito durante la Belle Époque sul modello di quelli francesi. Negli ultimi anni Manaus ha tentato un rilancio con la creazione di un distretto industriale che ha attirato molti indios con la prospettiva di un lavoro e di uno stipendio sicuro. Ma il polo industriale non è mai decollato e la capitale dello stato di Amazonas si trova a far fronte ai problemi di tutte le grandi città brasiliane: sovraffollamento e povertà. E gli indios sono i più poveri tra i poveri. Fratel Paulo Xavier Ribeiro è un frate cappuccino, parroco della centralissima chiesa di San Sebastian. I cappuccini sono presenti da 110 anni in Amazzonia, grazie a fondi raccolti con le offerte per il famoso calendario di Frate Indovino. Anche fratel Paolo è un indigeno che, quando era ancora bambino, si è trasferito dalla foresta alla città. Io sono nato all'interno dell'Amazonia, proprio salendo il fiume dell'Amazonia, Alto Solimões, nel posto che si chiama de Amaturá. Qui la situazione è molto diversa perché loro sono arrivati qui nella città, nella grande città, e allora per quanto riguarda la lingua, le abitudini che loro c'erano nel suo posto, adesso non si possono vivere. Sono invisibili in questa realtà della grande città. C'è alcolismo, prostituzione, violenza. C'è tutto, anche alcolismo, prostituzione, la tratta di persone, tutto. In questa città esistono di tutto. Qui proprio c'è la situazione della droga, dalla cocaina a altre cose qui. Lo accompagniamo nel quartiere di San Francesco. Siamo al centro della città, ma questo è uno dei quartieri più poveri. Droga, prostituzione, microcriminalità sono all'ordine del giorno. Tuttavia, fratel Paolo è rispettato da tutti. Con tutti si ferma a scambiare qualche parola. Gli indios, ci spiega, in questa città sono praticamente invisibili, tagliati fuori da tutto. Per questo ha voluto organizzare una messa per loro e per i bisognosi della città ogni domenica nella Casa della Misericordia, la cappella adiacente al vecchio ospedale ormai abbandonato. La partecipazione è molto viva, un segno per tutto il quartiere. Quando si parla di Amazzonia, si pensa subito alla foresta. In realtà, la popolazione urbana è cresciuta in modo gigantesco negli ultimi anni e attualmente tra il 70 e l'80% degli abitanti di tutto il bacino risiedono in città. Per gli indios è molto difficile abituarsi alla vita in un contesto urbano. Visitiamo il Parque das Tribos, un'area vastissima alle porte di Manaus, dove vivono numerose tribù di indios. Siamo privati del diritto alla casa e dei benefici dell'educazione. Non abbiamo i diritti di tutti gli altri cittadini brasiliani. Ci costringono a fuggire dalle nostre terre, ci opprimono. Anche noi abbiamo desiderio di progresso e di civiltà. Siamo uomini come tutti, non siamo bestie, e perciò abbiamo diritto a vedere riconosciuti i nostri diritti. Proprietario originario dell'area. La Chiesa denuncia da tempo la mancanza di condizioni dignitose di vita per gli indios immigrati in città, ma le risposte tardano ad arrivare.
Oggi assistiamo a un grande aumento della violenza che costringe le popolazioni caboclo a lasciare le loro terre e a trasferirsi in città. Arrivano a Manaus, dove è concentrato il 52% della popolazione dello Stato, ma dove non c'è riconoscimento dell'identità e dei diritti degli indios. Una città che non è preparata ad accogliere questa popolazione. Vogliamo mantenere la nostra cultura viva e chiediamo anche una legislazione che la riconosca e la rafforzi. Una legislazione nella città. Il mio mondo è oggi, non esiste domani. Le comunità indigene si organizzano per conservare i loro costumi e le tradizioni originali anche a Manaus. Claudia, insegnante dell'etnia Baré, ha creato nel parque das Tribos una piccola scuola per i bimbi indios con una biblioteca. I bambini e i ragazzi al mattino vanno a scuola secondo i programmi pubblici. Nel pomeriggio vengono qui per imparare la lingua e la cultura indigena. È l'unico modo per difendere la nostra identità, altrimenti l'urbanizzazione ci fa perdere le nostre radici e questo è molto pericoloso. Che qui a gente trabalha lingua in gatu. C'è chi si sforza di conservare la tradizione dell'artigianato, come Bernardino e la moglie Eusilene, dell'etnia Ticuna. Eusilene, mentre lavora, canta le canzoni tradizionali accompagnata dalla suocera Rosa. E c'è chi conserva la tradizione dei riti di passaggio. Nella Bossa Nova, nei riti magici, questo rappresenta lo spirito cattivo che va cacciato, uno spirito che va espulso. Quando una ragazza passa all'età adulta, deve superare questa prova per eliminare gli spiriti cattivi, mentre quest'altro è l'abito che la ragazza indossa durante il rito. Magia e musica si intrecciano in questi riti. Per le famiglie indigene, un modo per restare legate alla tradizione. Cristianesimo e tradizioni ancestrali convivono fianco a fianco. Per la Chiesa cattolica è la sfida dell'inculturazione della fede, mentre le sette di ispirazione pentecostale guadagnano sempre più spazio con illusorie promesse di successo e prosperità. Ecologia integrale significa difendere ambiente naturale e giustizia sociale. Non si può avere l'uno senza l'altra. Difendere l'Amazzonia vuol dire difendere la nostra vita. Yeah.